Paolo Michelis, coordinatore di Lega Coppa Imperia, oggi alla presentazione della cooperativa Supernatural, una delle 6 nuove cooperative nate in questo 2013. Significa che sul territorio di Imperia il modello cooperativo attira tanti e soprattutto i giovani. Attira tanti i giovani, soprattutto le innovazioni. Beh, la provincia di Imperia è una terra di cooperazione, nata a Cona del 1962, si è sviluppato tutto il modello cooperativo floricolo, si è sviluppato tutto il modello, diciamo, del settore della pesca cooperativa. Supernatural è una delle innovazioni, una delle risposte ai bisogni che in un qualche modo le persone attraverso il mercato stanno esprimendo, e cioè una assistenza adeguata per quanto riguarda il tempo libero, la scoperta dell'ambiente circostante attraverso strumenti sportivi quali la bicicletta, il kayak, piuttosto che altri ancora, il parapendio nel prossimo futuro. Quindi diciamo persone che si mettono insieme in forma di impresa, in forma di impresa cooperativa, dove il centro non è il capitale è uno strumento, e quindi l'obiettivo è quello di progredire insieme con spirito mutualistico, dando delle risposte a delle attese che le persone come clienti, come consumatori hanno. Giovani che vivono in questo territorio, che promuovono questo territorio, quindi sono giovani che non vanno via, che non scappano. Innanzitutto sono giovani che non vanno via, che non scappano, giovani che comunque hanno esperienze internazionali, che hanno deciso appunto di fare qualche sacrificio in più, di farlo su questo territorio perché tengono, diciamo, al territorio e a quello che il territorio può offrire, anche perché è un territorio che è sempre stato scoperto dagli stranieri, e noi locali, noi diciamo del autoctoni o indigeni, diciamo, abbiamo la difficoltà a dare un valore alle cose, e quindi abbiamo bisogno appunto di occhi di altri per capire quello che abbiamo vicino. Forse troppo preoccupati del difendere il nostro piccolo scoglietto che ognuno di noi ha, e poco interessato, diciamo, a guardare quello che offre il mare, no? Nell'immediato, come dire, sotto la superficie. E questo è un po' il mistero e la bellezza della Liguria. Una cooperativa che si è aggiudicata al bando Cooper Innovare promosso da Lega Coop, un ulteriore sforzo che Lega Coop ha fatto per la nascita di nuove imprese cooperative. Ma la nascita di imprese cooperative è come la nascita di nuovi figli all'interno di una famiglia, di una comunità. Il fatto che sia un'impresa cooperativa che Lega Coop abbia voluto sostenere dà il segnale che Lega Coop è un'associazione che non guarda guarda con rispetto il passato diciamo glorioso, serio, importante che hanno costruito, realizzato quelli che ci hanno preceduto, ma guarda soprattutto al futuro, perché se non costruiamo le condizioni perché si sviluppino imprese cooperative, verosimilmente rischiamo di produrre in questo territorio un qualcosa che non è quello che vogliamo. Noi vogliamo il progresso, vogliamo lo sviluppo, vogliamo la nascita di imprese cooperative, cioè la nascita di piccole comunità di persone che diventano più grandi condividendo valori, principi e condividendo appunto un'idea di sviluppo positivo, un'idea di sviluppo dove il centro, il cuore non è il capitale, ma ribadiamo il concetto, è uno strumento. Al centro c'è la persona nel movimento, nel mondo cooperativo, ed è la risposta al mercato.